Tutti ragazzi, sono Ortomas con la serie di questo nuovo episodio di Crunchy Crunchy. Siamo tornati. Il tempo per la fine di questo pass sta scadendo e sgoccia il 4 giorni e 16 ore rimanente. E io devo acquistare il prossimo perché l'ho promesso ormai. E quindi ovviamente lo acquisteremo. Attualmente per questo pass non ho giocato molto in realtà. Però qualche attacco, diciamo un attacco giornaliero lo faccio quasi sempre. Almeno uno. E siamo arrivati a questo livello qua che non me lo segnano. Non mi segna il livello al quale siamo arrivati. Comunque questo progresso qua manca davvero ancora un sacco. Ma in realtà neanche tanto, siamo più o meno a metà. Quindi giocando non ci dovrebbe essere nessun problema per il suo completamento. Allora, ovviamente io qui non sto completando nessuna cazzo di sfida. Dovrei farlo. Ho fatto pochissimi punti. Quanti ne ho fatti? Ho fatti 18. Però su 50 persone siamo 23 che hanno iniziato con un minimo di sfide. E questi giochi del clan non si finiranno. Siamo 41. E quindi beh, questo clan direi che lo cambierò per il fatto che non è attivo. Cioè quantomeno tutti i membri non sono attivi. E il clan in cui voglio essere, i giochi in clan devono essere completati subito, ovviamente. Cioè non subito, devono essere completati entro la fine. E in questo caso non succederà. Il completamento fa 17 ore, finisce. E siamo a 37.000 punti, dobbiamo fare altri 13.000 punti in 17 ore, che è una cosa improbabile. E quindi questi giochi non si finiranno. E poi vedrò che clan cambiare. Ovviamente quando comprerò il pass giocherò un sacco, quindi ovviamente devo avere un clan attivo. E basta, consigliatemi nei commenti un clan che riesca a concludere questi giochi. E detto questo possiamo passare ad attaccare, come sempre. Poi dopo vi faccio vedere anche dei attacchi che ho fatto con molte risorse, velocizzati ovviamente, tipo questo. Già potremmo attaccarlo a molte risorse. E quindi ovviamente lo facciamo subito. Vediamo un po' qui dove ha le difese. Possiamo attaccare da di qua. Direi di fare così. Facciamo così. No, ho fatto una cazzata, dai. Allora, congeliamo questo inferno, visto che a quanto pare hanno deciso di non toccarla. Puttana Eva. Questi attacchi stanno andando davvero di merda. Ora infuriamo la regina per rompere la difesa. La tira aquila non la prende, merda, non prende la tira aquila, molto male. Però queste percentuali dovremmo farle. Ora vediamo di attivare la regina al momento giusto. Sì, le percentuali ovviamente la facciamo, attiviamo la regina, perfetto, 52%. Risorse ne hanno fatto poco. Potevamo attaccare meglio, ora qualche deposito di oro, anzi, in realtà quello con più oro non è il deposito ma... questo estrattore, ma non lo prende. Sì, gli arcieri lo stanno prendendo. Va bene, dai. No, non è andata poi così male. Sì, abbiamo staccato un sacco male. Però, alla fine, le ricompense che abbiamo ricevuto sono decenti, direi. Finiamo con... un 66-67%. Sì, esatto. 66. Ecco qua. Io che prevedo il futuro, ragazzi. Molto bene. Molto bene, 400.000 di risorse, 400.000. Oh, è ora di incoronare il campione. I tornei di Clash of Clans, della quale non mi frega niente. Ragazzi, siamo a 2.999 trofei. Guardate qua, 2.999. Siamo arrivati anche a una cosa molto importante, livello 145 finalmente. Quindi direi che il titolo sarà questo, ragazzi, livello 145. E prima di fare passare al prossimo attacco, ovviamente metto ad addestrare il nuovo esercito, che non me lo fa addestrare perché l'ho già messo in coda. Ah, sì, penso che ve l'ho già messo in coda e questa cosa è strana perché non me lo ricordo. Quindi, andiamo a vedere gli attacchi, vi dicevo. Quindi, qua, registro attacchi, ce ne sono un po'. Vediamo questi ultimi due, che sono quelli di risorse, iniziamo dall'ultimo, 100%. Allora, quello è quello che abbiamo fatto prima, quindi iniziamo con questo che... E poi ne cercherò un altro. Quello che, il primo che ho visto, ragazzi, l'avevo già... Era quello che abbiamo fatto adesso, me ne ero dimenticato. Guardate che roba. Ha fatto un sacco di risorse, come potete vedere. Qui è un 100%, ovviamente lo metto a velocità 4 perché non ha senso perdere tanto tempo nel vedere delle repliche. 558.000 e 664.000. Ottime risorse, ci sono 9 trofei. Va bene. E passiamo a vedere un altro con tante risorse. 140, potremmo vedere questo. Oh, questo. No, non posso più vedere, il replay non sono libero. Neanche questo, ragazzi, niente, non ci sono replay. Comunque... come potete vedere, funzionamento attacchi con davvero un sacco di risorse, 100.000 così. Quindi direi che è il periodo migliore sulla quale attaccare in Clash of Clans. Detto ciò, passiamo al secondo attacco. Senza reali, perché sono morti. Però è sempre un attacco. E dovremmo arrivare
a i 3000 trofei, quindi arrivare a Lega Master 1. È tutto scarico, scusate. Perché cazzo è scarico? Non è l'Esir Nero. Ah, no, in realtà è proprio il villaggio che è morto, guardate. È tutto scarico, però è forte come villaggio, quindi potremmo rischiare. Potremmo rischiare e rischieremo, ragazzi. Rischiamo, dai. È troppo allettante questo villaggio così. Dobbiamo stare attenti. Allora, geliamo correttamente qua. No, forse era un po' troppo presto. Geliamo qua e geliamo qua. Dai, per adesso sembra andare bene. Continuiamo a gelare. Continuiamo a gelare. Altra furia. Gelo. Gelo. No, dai, facciamo due stelle e le facciamo, ragazzi. Perfetto, questo villaggio che è al massimo, ragazzi. Tutto potenziato, però non ha le cose caricate. 51, due stelle. No, non facciamo il 100% perché queste difese aeree, ragazzi, sono devastanti. Ingrandiamo un pochino di più. Facciamo così. Però dai, un 70% lo facciamo, quindi ci prendiamo anche il 100% del bonus della Lega. E in teoria 16 trofei, 18. Molto bene, molto bene. L'oro non è tanto, però il villaggio così forte ad attaccare non potevamo assolutamente farcelo sfuggire. 71%, guardate, facciamo ancora un po' di più. 74. Lui che agisce in disparte. Il deposito dovremmo riuscire a buttarlo giù. Sì, ce la facciamo. Esatto. Sono un genio, ragazzi. 75. E andiamo avanti, perché non ci colpisce ancora nessuno, madonna. Noi continuiamo a infierire. Non ci fermiamo. Perfetto, dai, continuiamo ad attaccare. Ecco qui la Tesla, livello 5 se non erro, o 4, che colpisce, che non fa assolutamente nessun danno. 79, ci fermiamo all'80, per quello ci colpisce qua la difesa aerea e siamo morti. Va bene però, dai, 400.000, 300.000, 16 trofei, quindi non so quanto avessi detto, comunque penso di aver ragione. E siamo, ragazzi, finalmente Lega Master 1. Stiamo continuando, anzi stiamo iniziando di nuovo a scalare. E basta, detto questo, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Vi ricordo di lasciare un piace se questo video vi è piaciuto e se la serie vi sta piacendo, iscrivetevi al canale e iscrivetevi per vedere nuovi contenuti. Ci vediamo al prossimo episodio e ciao.